Torniamo a Palazzo Lombardia perché oggi il presidente Roberto Maroni è intervenuto alla presentazione della nuova consulta per lo sviluppo della sanità lombarda, un appuntamento molto importante che ne segue altri per quanto riguarda i fatti concreti che la guida della regione Lombardia sta portando. Sentiamo. Oggi abbiamo istituito una commissione di esperti guidata dal professor Umberto Veronesi per valutare il sistema socio-sanitario lombardo, una commissione indipendente fatta di grandi esperti che dovranno affiancare il lavoro della Giunta, dirci che cosa non va, come migliorare il servizio, con l'unico obiettivo, il sistema, con l'unico obiettivo di rendere più efficiente i servizi nei confronti dei cittadini a costi inferiori. Il servizio sanitario, sociosanitario in Lombardia è già un'eccellenza, ma noi vogliamo mantenere questa eccellenza confrontandoci con le migliori pratiche che ci sono nel mondo. Siamo certi di poter essere all'altezza e la commissione di oggi è una novità importante guidata dal professor Veronesi, una commissione indipendente che mi auguro possa rapidamente fornirci utili valutazioni per migliorare sempre di più il servizio che rendiamo ai cittadini lombardi. Prima accennava all'Expo, Presidente, pensa che questo argomento possa diventare da parte del governo Letta un argomento di pressione o di velata minaccia addirittura? No, direi di no. Ho parlato ieri con il Presidente del Consiglio. Mi pare che questa cosa di Expo gli sia scappata, ecco. La considero una battuta, ma non vedo perché il Presidente del Consiglio debba mettere a repentaglio Expo, che è una cosa che non riguarda solo il sottoscritto, ma riguarda tutta l'Italia. Quindi la considero una polemica già rientrata. Lei non pensa che un vicepresidente del Senato appunto debba evitare di La dire questione è quello chiusa per me, l'ho detto ieri. Bene. Oggi si parla a Giovannini, con le parti sociali parla di possibili contratti, di flessibilità. Cosa vi aspettate da questo incontro? Mi aspetto grande flessibilità, ma nel rispetto delle regole e delle tutele per i lavoratori. L'ho detto nell'incontro che abbiamo avuto col Presidente della Repubblica e col Presidente del Consiglio alla Villa Reale di Monza 2 domeniche fa. Serve flessibilità perché dobbiamo recuperare dei ritardi, però non può essere lo sfruttamento, ovviamente. Mi pare che il sindacato Bonanni ha fatto delle aperture in questa direzione. Bisogna farlo e bisogna farlo rapidamente perché c'è una scadenza, 30 aprile 2015, che non può essere superata. Questo è il problema. Senta, a proposito di Expo, cosa pensa del fatto che Infrastrutture Lombarde sta pagando e pagherà degli espropri a dei campi abusivi No, Rom? non è così, non è così. Il Comune di Milano, con i fondi che ha a disposizione per questo, ed è un accordo fatto tempo fa, non è Infrastrutture Lombarde che paga, c'è un'anticipazione probabilmente con un trattenimento poi delle somme che devono essere pagate al Comune. Quindi il titolare di questa iniziativa è il Comune di Milano, non Infrastrutture E Lombarde. va, al di là di che il titolare, però sono abusivi, non è sbagliato che È il venga. Comune di Milano il titolare di questa iniziativa.